Richard. Ciao. Ciao bello. Mi senti? È certo che ti sento. Ciao, io ti chiamo da Bergamo, volevo lanciarti un liquido a distanza, dato che tu sul palco ti fai lanciare i liquidi. Sì. Da Bergamo, farmi... Bergamo! Ci stanno i Pooh vicino a Bergamo. Sì, sì, sì. Ci sta Red Canzian che abita là con la sua nuova moglie e Dodi Battaglia che ha tipo 6 figli e Facchinetti ce l'ha 12, c'ha 60. Cioè, erano dei giovani belli, adesso sono vecchi. Sono vecchi. Non Facchinetti, Facchinotti. Ah, Facchinotti, sì. Va bene. Ma io scherzo un po', però bisogna stare attenti perché Robby ultimamente ha dei grossi guai di salute, anche per questo i Pooh si stanno fermando, perché oltre ad aver perso il batterista Stefano Dorazio, perso perché se n'è andato lui, ex batterista del Punto di Ostia, vi ricordo, io l'ho conosciuto così tanti anni fa. Ho saputo che è morto Pippo Baudo anche. Cosa? È morto Pippo Baudo. Quando? Oggi, 2 ore fa. 2 ore fa è morto Pippo Baudo, lo diciamo in anteprima. D'infarto. D'infarto, sì, è possibile perché Pippo Baudo stava molto male, era stato ricoverato 2 volte in clinica. No, è possibilissimo. Ti ringrazio della notizia, ci fa enorme dispiacere anche perché l'ho conosciuto durante un'edizione di Fantastico dove andai ospite per il mio look molto aggressivo, va bene? Salutami con un pollo, dai, fammi un saluto con un pollo. Ma non ce l'ho il pollo, lo devo portare, capito? Poi il direttore dice che porti i polli nella sala della televisione. Hai capito? Poi mi fate perdere il posto di lavoro. Finalmente ho trovato un posto di lavoro e voi me lo fate perdere! Ciao! Ciao bello! Ciao bello! Stammi bene! Tu stammi bene! Un bacione! Un bacione! Fatemi sapere di questa cosa, perché non voglio dare notizie false, assolutamente. Era l'ultimo rimasto dei presentatori, ricordiamo Corrado, ricordiamo Mike Buongiorno, ricordiamo, aiutami, altri famosi presentatori che non ci sono più. Che non ci sono quelli nuovi, ma non ci sono più quelli vecchi, diciamo, no? Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto, chi è? Ciao Bicia! Ciao bella! Sono Sharon! Ehi, ciao Sharon, come stai? Sharon, io mi... Bene, volevo dirti che sono pazza di te! Oh, ti ringrazio Sharon, grazie! Grazie! E come va la vita, come va? Io sono stato con una Sharon che si chiama Sharon Kemp ed era una ragazza bellissima ed era mezza italiana e mezza inglese e viveva a Brugherio e quando io andavo a fare i concerti a Brugherio, che poi tra l'altro Brugherio è la patria dei satanisti vicino nell'Interland milanese, lo sai? Perché questo è venuto fuori dopo? Sì. Ecco, e allora conoscevo questa Sharon Kemp. Senti, De Angelis, è vera la storia? Certo, è vera. Pippo Baudo è morto due... Cosa? Pippo Baudo non conosce niente, ma non credo che sia vero. Ah, non è vero Pippo Baudo. C'è notizia su internet. Cosa? Su internet non c'è nessuna notizia sulla morte di Pippo Baudo. E allora possiamo stare forse più tranquilli, no? Ecco, su internet ancora non è apparsa, abbiamo controllato immediatamente. Comunque, dimmi, sei pazza di me? Perché sei pazza di me? Non si sente? Perché tu mi hai cambiato la vita. Mi hai cambiato la vita. E perché te l'ho cambiata la vita? Non si sente? Perché sì, perché vivo il rock, il metal... Finalmente come deve essere vissuto. Certo,
Certo. E poi sei tu che sei magico. Ma io sono magico! Io sono il re del metallo! Capito? Esatto. Che te se mangia pure il cervello. Vorrei essere la tua regina. Sarai la mia regina, sarai la mia regina. Vicino a me. Passiamo, dai, ti invito a cena fuori una sera, io e te da soli. Grande. Va bene? Ci conto, eh? Non ti preoccupare perché hai lasciato il tuo numero di là. Ti richiamo. Ho bisogno di femmina. Ho bisogno di sorca. C'ho bisogno di sorca io, capito? Grazie, grazie Sharon. Andiamo avanti, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? No, è caduta, era Sharon. Allora, a questo punto c'è il telefono qua, io volevo sapere questa storia di Baudo, ma su internet ancora non è apparsa, pare forse che sia stato uno scherzo, anche se poi il ragazzo che ce l'ha detto sembrava una persona molto seria come parlava, capito? Forse ancora non è stato trasmesso da internet, cosa molto strana. Comunque, no, io vado avanti con un altro brano musicale. Sapete perché? Perché è il gruppo, cioè dopo gli Iron Maiden. No, c'è un'altra telefonata in linea. Prendiamola. Pronto? Sentiamo chi è. Salve Richard, sono Gennaro da Napoli. Ciao Gennaro da Napoli. Senti Richard, volevo chiederti, anche se c'entra poco con il metal, ma che cosa ne pensi di Falco? Di chi? Falco. Falco? Falco, il cantante tedesco. È morto da anni Falco. 98. Sì. Ed è un bel po' è morto. Sì, Der Kommissär. Tu pensa un po' che Falco tramite un manager discografico aveva bisogno di pezzi e io e Giorgio Paciotti, che sarebbe il padre poi di uno dei Gazzosa, quei ragazzini che fecero successo con un disco e andarono a Sanremo per due volte. Eh sì, poi mettiamo l'ultimo pezzo perché Falco commissionò un pezzo. Noi abbiamo scritto un pezzo molto bello, Walking on the Rainbow, e purtroppo il caso vuole che abbiamo finito il pezzo. Molto bello, con un assolo di chitarra tra me e Giorgio Paciotti, e poi morì improvvisamente Falco. Me lo ricordo molto bene, anche Nino Ferrer si è sparato un colpo di fucile, ti ricordi Nino Ferrer faceva la donna rosa con Pippo Baudo tra l'altro, io vorrei la pelle nera, no? Le telefon eccetera e anche tanti altri che non si sa, ma non vogliamo tanto parlare di morte, ho capito benissimo, dobbiamo mandare l'ultimo pezzo. Ti ringrazio moltissimo e Richard, tutti gli amici... Dimmi. Posso chiederti un favore? Ma mi sa, fanno cenno... Piccolo, visto che comunque ti hanno chiesto di gridare un pollo, ti chiedo di gridare un falco, che è un uccello un po' più nobile di un pollo. Sì, ma il pollo, devi capire, cioè, non so per che cosa è successo, per quale motivo, non è il fatto del pollo, è il fatto che ogni volta che faccio un concerto si è sparsa sta voce che tutti i ragazzi tirano i polli, capito? È questo il discorso, non è per il pollo. E allora però io farei, certo che Falco... Facciamo un grido allora per il Falco! Falco! Ma perché sei morto? Ma perché sei morto? Pane vin non ti mancava, l'insalata era nell'orto e...
E poi... Una casa avevi tu. Che? Una casa avevi tu. E una casa c'avevi tu. Va bene? Io chiudo così, però chiudo con... Se gli Iron Maiden e i Metallica sono i più famosi, lui è un ex membro dei Metallica che ha fatto il gruppo dei Megadeth con vari chitarristi, l'ultimo dei quali è Chris Broderick, uno dei miei chitarristi preferiti. Loro sono il terzo gruppo più famoso del metal in assoluto. Loro sono, e chiudo così e saluto tutti i ragazzi d'Italia, loro sono i, e anche Gianfranco De Angelis, mio personal manager, mi raccomando, me l'ho scordato, Esther Esposito, la mia collaboratrice numero uno. Vorrei salutare pure Stefano Agostara per tutte le chitarre, ma non so se gli fa molto piacere essere menzionato, però io lo saluto lo stesso. E tutti gli altri miei collaboratori che collaborano in maniera integerrima con me, con una serietà professionale indiscutibile. Va bene, il terzo gruppo metal più famoso al mondo, al loro ultimo disco, loro sono i Megadeth.